protagonisti di questo evento e anche delle tante associazioni culturali, ma anche di volontariato, di cittadinanza attiva che sono presenti fra i promotori, vorrei che questa occasione, questa celebrazione di Salerno Capitale potesse essere, come dire, un evento poco rituale, poco formale, molto di sostanza, molto di approfondimento storico-politico. Ma noi diciamo Salerno Capitale perché quei 5 mesi furono davvero decisivi per la storia d'Italia. E devo dire che una delle cose chiarite, credo con grande intelligenza, da Nicola Oldati, sono alcuni atti del governo di allora che sono stati fondativi per tutto il percorso costituzionale del nostro paese. Cioè ci sono alcuni atti del governo di Salerno che hanno avviato concretamente il percorso costituzionale referendario, cioè hanno creato le basi degli assetti politico-istituzionali degli anni successivi.